Salomon S Pro Alpha 130L è lo scarpone di casa Salomon che offre prestazioni a livello delle performance richieste dagli atleti. Uno scarpone race che si adatta a un'ampia gamma di morfologie del piede. La tecnologia 3D Instep Shell offre maggior spazio tra i due ganci dello scafo e un miglior posizionamento del secondo gancio dell'avampiede per rafforzare l'appoggio. Il nuovo Custom Shell HD permette la personalizzazione in pochi minuti. Ha una vestibilità anatomica con una pianta di 98 mm. Salomon S Pro Alpha 130, scarpone anche questo molto facile da calzare. L'ho trovato però un po' particolare, nel senso che nella parte anteriore a secco ho percepito molto spazio attorno alle dita dei piedi, sotto l'arco plantare. Al contrario, un tallone molto bloccato, quindi domani vedremo come si comporterà. Uno scarpone che ho trovato molto semplice nella calzata, così come nell'uscita del piede, facile tutte le regolazioni. Quello che non ho apprezzato molto è stato una linguetta un po' troppo alta che tende a far cedere un pochino la tibia. Scarpone che sinceramente mi aspettavo leggermente più morbido, devo dire che al momento della calzata è comunque abbastanza semplice, ma pensavo che le plastiche rimanessero leggermente più morbide, soprattutto nella parte dell'avampiede stringe leggermente sulla parte laterale, mentre sulla parte del gambaletto mi aspettavo un pochino più di avvolgenza. Nell'ultima parte della linguetta invece c'è un leggero spazio che si riscontra sia nella parte anteriore sia all'altezza del polpaccio. Probabilmente domani, con temperature leggermente più rigide, con una buona chiusura di ganci e dello strap nella parte superiore, si potrà ovviare anche a questo problema. Sicuramente uno scarpone che può essere utilizzato da uno sciatore di livello L5, qualcuno che cerchi molta precisione con il piede. Uno scarpone molto confortante, comodo, soprattutto è consigliabile per sciatori di livello L3, L4 e anche in freeride. Secondo me è molto comodo e un po' troppo largo però sulla pianta in generale. Testato a secco, una scarpa a mio modo versatile. Partendo dal basso notiamo la maggior distanza, quindi il secondo gancio di conseguenza è posto a 45 gradi, appunto per evitare una troppa compressione a livello della zona del collo del piede. Salendo, il gambetto aderisce perfettamente alla tibia e al polpaccio. Una scarpa che definisco versatile, quindi di conseguenza da consigliare a un pubblico L4, L5 e direi anche L6, perché tende a stringere veramente in maniera perfetta la zona del tallone. Scarpone che ho testato in condizioni di neve abbastanza compatta, non durissima, e l'ho trovato brillante come appoggio, quindi come tenuta frontale, ma non posso dire la stessa cosa della tenuta posteriore. In uscita curva sentivo il piede che mi scappava tanto avanti e sentivo proprio la mancanza della struttura dello scarpone. L'ho provato anche nei livelli un po' più bassi, in un L4 e in un L5, e anche qui si è notato tanto questo aspetto. Uno scarpone che ho trovato poco intuitivo, uno scarpone che ci ho messo un po' di curve prima di capire come funzionasse. Dà l'impressione di non avere appoggio sia frontale che posteriore, in quanto anche la linguetta risulta un pochino alta e tende un po' a cedere. Quindi sicuramente uno scarpone che andrei a consigliare ad uno sciatore già di un buon livello, che scia con una buona centralità. Infatti, una volta persa la centralità, difficile è ritrovarla. Uno scarpone sicuramente performante, provato proprio adesso su neve assolutamente trasformata, completamente mollato, e quasi mi dispiace, perché effettivamente poteva essere uno scarpone che di sicuro si sarebbe espresso molto meglio su una neve più dura, più compatta, perché le plastiche comunque sono abbastanza rigide. Devo dire comunque che ho riscontrato un buonissimo comfort rispetto agli altri modelli della casa Salomon, quindi può essere sicuramente adatto a uno sciatore di livello L5 che stia cercando comunque delle buonissime sensazioni e una buona performance. T'ho appena testato sulla neve primaverile, bella dura e compatta, cambia totalmente rispetto a ieri quando l'ho provata a secco. È un po' molto impegnativa nelle curve ampie, ma molto più precisa nelle curve a corto raggio. È uno scarpone che consiglierei soprattutto a gente di livello L4 e L5.
testato questa mattina su neve ormai del tutto trasformata, bagnata, molle. Devo dire, una scarpa che ai bassi livelli fa il suo dovere alla grande. Aumentando di intensità ho avvertito un leggero squilibrio tra la tenuta del gambetto a inizio curva, quindi nella parte anteriore, e a fine curva tendeva a cedere un po' troppo verso il posteriore, tant'è vero che sentivo che lo sci scappasse un po' via. Uno scarpone che consiglio ad un pubblico di sciatori di livello 5.